Eccoci di nuovo insieme. Allora, io stamattina andrò a preparare due ricettine. La prima vado a fare gli involtini di melanzane. Qua, come vedete, io già ho lavato e tagliato le melanzane. Eccole qua. Le metterò al forno per 10 minuti, poi dopo le tolgo e inizio a farcire. Queste sono le due melanzane. Allora, per questa ricetta mi occorre del parmigiano, scamorza, affumicata o semplice, come volete. Poi ho del prosciutto cotto, se non dovesse bastare metto anche dell'arrosto di pollo. Poi qui ho fatto un sughetto con pomodorini freschi e un po' di passata. Poi mi cuore il sale, che ora andrò a mettere qua sulle melanzane. Poi le metto in forno a 220 gradi per 10 minuti. Dopo vi faccio vedere l'altra ricetta. Ora questo è in forno, vediamo se è arrivato il forno. La mettiamo per 10 minuti. Tempo che si fanno per 10 minuti, vi faccio vedere la seconda ricetta. Vi ricordate che ieri ho fatto quella pasta con gamberoni e pesto e pomodorini freschi? Bene, io oggi, come vi avevo detto, ci vado a fare un riso, un risotto. Allora, sta bollendo, esce fuori. Come potete vedere, io qui ho messo delle teste dei gamberoni, ho messo un pezzettino di sedano, carota, e un po' di sale, i due pomodorini, sto facendo una bisque, un brodino per allungare il riso. Ora questo io lo passo fornello più piccolo, lavo il coperchio perché schiuma. Allora, poi lo passiamo qua. Sempre stare in ebollizione per tenere a temperatura il brodo, eh? Poi io in questa padella sono andata a fare una decina di cozze. Ora le ho tolte, mi sono avvantaggiata un po', le ho tolte, ho filtrato l'acqua delle cozze, eccole qua, come vedete le ho messe qua, questa è acqua filtrata, e poi l'ho condita con un goccino d'olio e aglio, poi l'ho buttato, l'ho tolto. Ho messo del prezzemolo e un pochino di peperoncino, eccolo qua. Questa è l'acqua filtrata. Poi mi occorre mezzo bicchiere di vino bianco per sfumare il riso e qui ho già preparato 200 g di riso. Bene? Ok. Allora, qui intanto si stanno facendo le melanzane. Io direi di fare subito il riso, accendiamo, non metto olio niente perché già c'è l'olio che ho messo prima per le cozze, ecco qua, così vedete meglio. Ecco
qui inizia già soffriggere, mettiamo il riso, lo facciamo tostare un pochino. Quando il riso diventa lucido, andiamo a sfumare con del vino bianco e poi iniziamo ad allungare con il brodo del pesce. Iniziando a diventare lucido. Io sfumo con il vino bianco, lo lascio evaporare a fiamma alta. Già sapete questa ricetta perché non è la prima volta che la faccio, però oggi la sto rifacendo per i nuovi iscritti, per chi non sapesse il procedimento di questo piatto, la faccio rivedere. Ma per i vecchi iscritti già sanno il procedimento. Inizia a asciugarsi tutto il liquido, l'acqua del vino, prendo un colino per passare il brodo, ma non lo metto. Ecco qua, si è asciugato, andiamo con il brodo. Mettiamo le due nestoli. Lasciamo sempre con il coperchio, in modo che la condensa del coperchio e il vapore acqua fa rimanere la pentola sempre con un po' di acqua, non asciuga la pentola. E ora questo lo lasciamo così. Quando si ritira, ricominciamo con il brodo, ma questa volta un mestolo alla volta. Un due, fino alla cottura del riso. Poi a metà cottura andrò a mettere quest'altro condimento, le cozze. Anzi, un pochino lo aggiungo adesso, così dà più sapore. Ecco, così senza bresciamento. Ora controlliamo le melanzane. Ecco che va. Dovrebbe tirare fuori, si sono ammorbidite abbastanza. Ok, ecco qua. Io l'ho fatto per farle ammorbidire. Volendo si possono anche friggere o farle grigliate, ma io non voglio mettere tanto olio e le ho fatte così in forno.
Queste sono pronte per farcirle. Passiamo un po' il gas qui, che non l'avevo passato. Devo cuocere lentamente. Adesso porto le melanzane sul tavolo. Per appoggiare le melanzane che le tolgo dalla teglia, perché devo metterci il ciuco sotto la teglia. Bene, ripongo quello che non mi serve, il sale che non mi serve più, lo metto a posto. Si allunga ancora. Intanto io li metto dentro. Ora possiamo iniziare un'altra ricetta. Ogni tanto vengo a guardare qui a che punto è il riso. Torniamo al tavolo. Il forno rimane acceso a 220 gradi. Che dopo li dobbiamo rimettere in forno le melanzane per 20 minuti. Allora, iniziamo col mettere un po' di sugo al fondo della teglia. Sottoventole, intanto si è freddato, la teglia non serve più. Mettiamo, adesso dobbiamo ancora aprire, è nuova la confezione. Mezza fetta. Scusate, è caduto. Si è sentito? Poi mettiamo il parmigiano. No, anzi, il parmigiano lo mettiamo solo alla fine.
arrotoliamo in questo modo, mettiamo un'altra parte del sottocotto. Morsa e facciamo il padolino. Ecco qua. Continuo. Queste scosse sono grandi, allora mettiamo mezza. Questo è prosciutto di Braca, affumicato. Grande questa teglia, bastava quella un po' più piccola. Controllo un attimo il viso, sì, occorre mettere il cobroso. Allungato di un altro mestolo di brodo, mettiamo il viso, intanto ancora non è cotto. Ok, ci siamo, andiamo anche qua con due bottini di melanzane. Prosciutto cotto e scamorza. Avevo tre melanzane, se sapevo che c'era il tuo spazio, le ho lasciate tutte e tre. Infatti ne ho fatte due, una è rimasta, non l'ho fatta. E vabbè, pazienza. Thank you.
questa rimasta me la mangio. Buona. Adesso mi dispiace tutta questa teglia per così pochi involtini. Vedete, faccio? Prendo il sugo, questo qui, e lo metto questo sopra. Non toccato lasciarlo in piedi e non ci sono altri involtini. E dopo, vedete, ci va un po' di sughetto sopra. Ah, ma un altro non l'avevo visto. Quindi ancora un altro, bene, era nascosto dietro la pentola, aspetta un po'. Metto anche qua sopra. Scusate, vado a ricontrollare il viso perché sento che si è asciugato. Sì, si è asciugato. Brodo. Mettere uovo alla cottura. Allungare ancora e continuiamo qui che ce l'ha abbastanza su, Ecco qua. E poi ci mettiamo sopra un po' di parmigiano grattugiato. Ecco qua. La teglia è rimasta vuota, però non pensavo che occupava poco spazio. Ho calcolato male. Ora mettiamo un po' di parmigiano. E poi in forno per 20 minuti a 320 gradi. Abbondante parmigiano, grattugiato al momento.
là. Allora, io vado a metterlo in forno, eh. Ecco qua. Ora aspettiamo la cottura e dopo andiamo a vedere il riso a che punto sta. Allora, qui ho portato ora il riso. È cotto. Andiamo a mettere il condimento delle cozze. Aggiungiamo poco di brodo, e il risotto è fatto. Facciamo ritirare ora il brodo che ho messo e poi è pronto. Assaggiamo un po' il riso. Buonissimo, buono. Buono, buono. Io spengo, spengo anche lì il brodo di pesce perché non serve più, e ora andiamo ad impiattare. E la prima ricetta, cari amiche, è pronta. Ecco qua. Puliamo sempre il piatto. Un attimo che guardo qui le melanzane, un bottino di melanzane. Stiamo facendo, perfetto. Allora, amiche, la mia prima ricetta è pronta. Eccola qua. Vedete? Ecco qua il mio riso con cozze e bische di gamberoni. Bene? Ok? E questa è fatta. È pure buonissimo il riso, l'ho assaggiato, è molto molto buono. E questa è la prima. Ora si sta facendo la seconda ricetta. Quando sono pronti gli involtini, vediamo il risultato. Allora amiche, sono pronti anche gli involtini delle melanzane, sono passati 20 minuti, ora vi faccio vedere. Eccoli qui, guardate un po' che meraviglia, la mozzarella, cioè la mozzarella, la scamorza si è sciolta, è uscita un po' fuori, ma non fa niente, si mangia lo stesso. Ecco qua,
Ho lasciato un po' di sughetto e l'ho messo sopra per renderle un po' più morbide. Bene, ecco qua, queste sono le mie ricette, questo l'avete già visto. Il mio riso, risotto e i miei involtini melanzane. Ok? Ho finito le mie ricette, spero che vi siano piaciute come dico sempre. Provate a fare sia una che l'altra, sono gustosissime. Come dico, non sempre, ma ogni tanto, mettete un like che mi fa piacere, ok? Ciao amiche e vi auguro una buona giornata a tutte. Ciao!